appassionati di auto e di viaggi. Quest'oggi mi trovo nello spazio espositivo Jeep della concessionaria tua di Madonna dell'Olmo a Cuneo. La meta di oggi sarà Limone Piemonte, una località montana molto famosa della nostra provincia Granda, amata da tutti gli appassionati di sci e di escursioni, ma che ha molto da offrire anche durante il periodo estivo, e vedrete. Io passerei delle ore già solo a curiosare le tante auto in esposizione, però devo cercare Giorgio oggi perché mi hanno detto che lui ha l'auto per me. Andiamo. Giorgio! Sì! Ciao! Ciao! Allora, mi hanno detto che tu hai un'auto per me oggi. Assolutamente sì! Ho piacere di presentarti Compass, che è l'ultimissima arrivata in casa Jeep. Sapevi già che la meta di oggi era in terra di montagna? Assolutamente, assolutamente, anche perché Jeep, montagna, 4x4. È proprio il suo habitat naturale. Quando si dice l'hai katana Jeep. Perfetto. Io so che la nostra macchina in realtà ci dovrebbe aspettare fuori. È già fuori, con però, un po' di gasolio. Però siamo qua in uno spazio espositivo bellissimo. Parliamo un attimo di questa sì, Jeep. Assolutamente. Raccontami un po', è un modello nuovissimo. Nuovissimo, appena uscito. È stato un restyling completo dell'autovettura, diciamo che possiamo dire che è rimasto uguale solo il nome del prodotto precedente, ma a tutti gli effetti vuole essere un gran Cherokee in miniatura, quindi più adatto alle nostre esigenze, più piccolino. Io devo dirti, vedo questi cerchi in lega davvero imponenti che catturano subito lo sguardo, ma devo dire anche che la tradizione Jeep sono le sette feritoie di prese d'aria, che però hanno subito anche loro un restyling. Un restyling, aggiornamento. Da un effetto 3D, quindi chiaramente al passo col tempo, più moderno. Che viene però richiamato da un dettaglio particolare, le modanature cromate alte, che vanno a dare un effetto molto più fluido, più lineare dell'autovettura. Ecco, questo, senti, questo sì. Lo so che dobbiamo partire, ma io devo chiederti un favore. Assolutamente. Mi fai vedere il motore. Quindi un motore multijet che ci dà anche là per parlare però dei diversi tipi di motorizzazione, perché io so che non ce n'è solo una, tu adesso mi stai facendo vedere questa, ma Jeep ha in serbo tante sorprese. Assolutamente, per chi ama l'animo Jeep, il 4 ruote motrici, c'è un 2000 da 140 a 170 cavalli, per chi invece vuole un mezzo più cittadino, diciamo, non gli serve come priorità il 4 ruote motrici, 1600, 120 cavalli, ma appunto solo due ruote motrici. Quindi una nuova tecnologia che è in grado addirittura nei modelli di alta fascia di decidere quando è il momento di utilizzare le quattro ruote motrici o di risparmiare e convogliare la potenza solo oggi su due. Le esigenze sono cambiate, quindi ci vuole un prodotto che vada bene sia in città che per chi fa fuori strada. Quindi sempre fuori strada, sempre quattro ruote motrici, ma se non serve sgancia la sale e si viaggia in due ruote anche su quella. Grandi prestazioni, però tu come sai l'estetica vuole la sua parte. Assolutamente. E io so che anche sui colori c'è una scelta incredibile, lucidi, opachi, metallizzati. Qui abbiamo tutta la fascia cromatica di Jeep, del mondo Jeep, quindi qui vediamo sia Compass che tutti gli altri modelli e quindi davvero hai un'ampia scelta dai colori bianchi più tradizionali fino ad andare su diversi tipi di neri o più opachi o più metallizzati. Davvero impressionante, insomma, l'imbarazzo della scelta e che è possibile anche richiamare con una vasta gamma di possibilità di colori per gli interni, che sono in pelle e insieme anche in tessuto. Assolutamente, nasce tessuto, poi un mista pelle per chi magari non preferisce e invece per chi vuole avere il massimo del comfort della bellezza di una pelle totale, assolutamente, versione con pelle totale, con diverse tipologie. Direi che a questo punto possiamo solo più mettere in moto e cominciare il nostro viaggio. Le chiavi ci sono in tasca, andiamo. Yeah, my girl, you never seen it, cause my tins by limousines. My touch say it's the Midas, we the plush on man the minus. My team blowing on that slam, make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. Bene, eccola qua, vedo finalmente la nostra macchina, quella che useremo esatto, oggi. Esatto, esattamente. Tu mi hai già un pochino illustrato i tanti tipi di motorizzazione che Jeep ci propone, ma in questo caso parliamo un attimino anche di cambio, di gestione della potenza. Ecco, useremo un automatico o un cambio manuale? Qui ti faccio provare il cambio automatico, tecnologicamente avanzatissimo, 9 rapporti, ZF, che si adatta benissimo a tutti i tipi di condizioni che andremo a provare. Io so che il manuale
è un cambio a 6 marce. Quindi c'è stato, insomma, quando si passa al cambio automatico, un aumento del numero di rapporti. Sì. Si accorciano un pochettino le marce. Mi spieghi un attimino come mai questa cosa? Non succede solo su Jeep, vero? No, assolutamente è una cosa ormai universale, anche perché nel manuale comunque comando sempre io la cambiata, quindi sono io che gestisco. Nell'automatico il computer recepisce con più cambi A meglio tutte le tradizioni, quindi sia un fondo stradale normale oppure se ho bisogno di fare off-road. Una macchina che quindi, insomma, lascia molto all'elettronica. L'elettronica gioca un ruolo veramente preponderante. Però devo chiederti a questo punto, sai, c'è chi dice che quando una macchina lascia molto all'elettronica il divertimento un po' ne risente. Tu adesso devi dimostrarmi che noi saremmo in grado anche di divertirci con questa macchina. Quindi direi che è ora di partire e provarla. La andiamo. Tradizione Jeep non manca. Andiamo, Limone ci aspetta. It's going down for real. Allora, accensione start and stop, quindi al vertice della tecnologia. Però io ho visto una cosa che mi ha completamente colpito. E sei riuscito ad aprirla senza nemmeno tirare fuori la chiave. Assolutamente, di serie, keyless, quindi chiave in tasca e apertura automatica. Basta avvicinarsi. Assolutamente. Magia. Sì. Giorgio, siamo all'interno della Jeep Compass, devo dire, una partenza ad effetto perché si entra senza chiave, si mette in moto con lo start and stop, però come ti siedi ti rendi conto che qui veramente la tecnologia la fa da padrone, c'è molto di più. Sì, assolutamente, ormai la tecnologia è parte integrante della vita dell'auto, è una simbiosi per mantenere il concetto di meccanica e di guida, ma con tutti gli aiuti che l'elettronica oggi può dare, soprattutto in chiave sicurezza. Ad esempio, come sicurezza abbiamo il controllo di serie della carreggiata, quindi se per distrazione io mi avvicino contro la linea di mezzeria o quella di fondo corsa, il volante sterza per rimettermi in carreggiata, e questo veramente diventa un discorso importantissimo come sicurezza. Altra cosa importante, soprattutto se pensiamo alle distrazioni che possono capitare in coda, in rotonda o sui semafori, la macchina, se vede che mi sto avvicinando troppo alla vettura davanti, mi avvisa di frenare o addirittura, se io non intervengo, frena al posto mio. Insomma, tu mi hai descritto quelli che, per dirla con i termini inglesi che di questi tempi vanno parecchio di moda, sono il Forward Collision Warning Plus e il Lane Departure Warning Plus. Ma io so che uno dei grossi problemi dei SUV è che a volte, quando ci si trova alla guida, si ha un po' paura magari ad uscire da un parcheggio perché il lunotto posteriore è molto lontano, la visibilità non è perfetta. Io so che in questa macchina c'è anche un'altra cosa, un'altra vera tecnologia, che è il Rear Cross Path Detection. Esattamente, esatto. Quindi se io sto uscendo in retromarcia da un parcheggio, quindi non riesco a vedere di taglio le macchine che arrivano, i sensori di parcheggio notano questo avvicinamento dell'autovettura e mi avvisano con un segnale acustico che ci può essere un pericolo di collisione, quindi di stare e procedere con prudenza. Insomma, i 6 airbag di serie su questa macchina sembrano proprio l'ABC. Sì, sì, ormai quello si può chiamare il minimo sindacale, ecco. Giorgio, stiamo arrivando a Borgo San Dalmazzo e adesso imboccheremo la Val Vermenagna in direzione, ovviamente, Limone Piemonte. Borgo San Dalmazzo, città dalla storia lunga 24 secoli, è in una posizione strategica, crocevia di 3 valli, Valle Stura, Valle Gesso e Valle Vermenagna. Quest'ultima si spinge fino al valico internazionale del Tenda, arteria di comunicazione con la Francia. I centri significativi della bassa valle sono Roccavione, Robilante e Vernante. Questo percorso ci introduce nel Parco delle Alpi Marittime, un ambiente dai panorami naturalistici di rara bellezza. Sono
sullo sfondo si cominciano a intravedere le montagne. Insomma, Giorgio, stiamo portando questa macchina verso il suo ambiente ideale, perché è vero che si tratta di un SUV compatto sportivo, però in questa macchina, insomma, di attrezzature per l'off-road ce ne sono veramente tante, quindi io so che può davvero dare il meglio anche quando la strada non è più esattamente quella tradizionale. Beh sì, diciamo che il quattro ruote motrici da sempre è ciò che contraddistingue il marchio Jeep, è uno degli elementi fondamentali e fondanti della casa. Infatti il sistema quattro ruote ha sempre un discorso di percentuale che va a recepire sempre il miglior rapporto possibile per dare il miglior sistema di trazione all'autista, fino a quando, se siamo come in questo momento su asfalto, sgancia l'assale posteriore, viaggio totalmente in due ruote motrici e così vado a ridurre tantissimo i consumi. In aggiunta, se sono invece in difficoltà, quindi in off-road, posso andare a settare la modalità del mio quattro ruote motrici col Select Terrain, un brevetto Jeep, dove posso bloccare il quattro ruote motrici oppure dargli i comportamenti neve, sabbia o fango, che mi cambierà sia il rapporto del quattro ruote motrici che anche ad esempio la trasmissione del cambio automatico, per dare sempre la miglior sicurezza e la miglior trazione possibile. Il peso del SUV è sempre un po' un problema, specie sui freni quando si affrontano delle discese ripide, ma Jeep ha pensato a una soluzione anche per questo. Sì, soprattutto se guardiamo un cambio automatico dove il servomotore, diciamo, si utilizza poco, abbiamo due modalità: il fatto di mettere il cambio in gestione manuale e quindi di usare la trazione che voglio, e poi c'è l'hill descender control che mi permette di mantenere la macchina frenata senza sforzare, in maniera tale da avere sempre il massimo controllo possibile. Senti Giorgio, io ho un amico che è particolarmente appassionato di sentieri di montagna, di pomeriggi passati in bici o in moto fuori pista, e lui ogni tanto deve trasportare queste bici e queste moto quando si prepara per un'escursione. Secondo te questa macchina, sì, se la cava sul fuoristrada, ma sarebbe anche un buon mezzo per portare a termine queste missioni di trasporto? Beh, anche per questo Jeep è assolutamente il prodotto giusto per chi deve fare sport estremi o comunque sport dove l'attrezzatura è tanta, perché se vado ad agganciare un carrello assolutamente fino anche oltre 10 quintali omologati, i sistemi di controllo vanno a controllare la macchina, vanno a bilanciare la macchina proprio in base alla reazione del carrello, quindi per evitare quell'effetto di beccheggio che un carrello dietro può dare delle problematiche, soprattutto se faccio dei tornanti e se sto andando in montagna. Sai Giorgio, secondo me potremmo fermarci un attimo perché ho anche due cose sul navigatore da chiederti. Stiamo arrivando a Vernante, un posto dove c'è veramente tanto da vedere. Che dici, facciamo una tappa? Vernante, comune di origine celtica, conta circa 1100 abitanti che d'estate aumentano di alcune migliaia per effetto del turismo. È l'unico paese al mondo ad essere dedicato a Pinocchio. Infatti sono presenti sulle facciate del centro storico numerosissimi murales narranti le avventure di Burattino di Legno, realizzati da due pittori del luogo, Bruno Carletto, detto Carlette, e Bartolomeo Cavallera, detto Meo. Sono un omaggio alle tavole del pittore Attilio Mussino, lo zio di Pinocchio, che visse i suoi ultimi anni nel paese cuneese e il cui lavoro più importante fu l'illustrazione del libro di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Vernante è un comune ricco di fontane, definite le più prestigiose di tutta la vallata. Tal prestigio è dovuto soprattutto ai depositi di arenarie e quarzitiche, dei quali la Valle Vermenagna è ricca, che permettono un ottimale filtraggio delle acque. Il nome del paese è legato anche ai Vernantin, famosi coltelli fabbricati da secoli con inimitabile maestria dai provetti Gutlet, depositari di un'arte che rappresenta un tratto essenziale dell'identità culturale del luogo. pollici, davvero un bel colpo d'occhio, ricco di funzionalità. Il vero cuore pulsante di questa Jeep è veramente tutto passa attraverso questo grande schermo. Sì, assolutamente, tutto il controllo della macchina passa attraverso questo schermo, quindi tutte le varie funzioni a portata di click
tutto multimediale e con interfaccia grafico intuitivo, anche perché deve essere comodo anche per non distrarsi alla guida. Quindi un sistema touchscreen, ma anche una macchina che ha un'attenzione particolare alla tecnologia, alla sicurezza, e quindi mi permette, se io voglio, anche di non dover mai staccare le mani dal volante, comandi vocali. Assolutamente, se voglio la guida posso comunque utilizzare con le mani sul volante i comandi vocali, quindi posso andare a comandare tutto quanto quello che riguarda radio, clima o anche navigatore. E puoi addirittura chiedergli di leggere eventuali SMS che ti arrivano. Sì, appena mi arriva, c'è scritto da chi chiaramente mi arriva, e io, se voglio, posso farmelo dettare. Un'interfaccia che quindi comunica con i nuovi smartphone, con i telefoni di ultima generazione. Assolutamente, basta prendere il semplicissimo cavetto del caricatore, lo attacco alla presa USB e, oltre alle funzioni Bluetooth, inizio a usare, in questo caso, le funzioni di Android, dove mi fa da specchio a tutto quello che ho sul telefono. Ad esempio, per quanto riguarda Android, le più interessanti possono essere il navigatore, usando i sistemi Google Maps. Lo gestisco esattamente come lo gestisco sul telefono. O ad esempio WhatsApp e tutte le altre funzioni che ho normalmente sul telefono. Ad esempio, voglio rispondere a un messaggio WhatsApp, basta che do un impulso con il dito e mi parte il messaggio di risposta. Chiamate, mappe, ma anche musica. Senti, io mi sarei scaricato l'ultima hit del momento, avrei voglia di metterla nelle casse. Secondo te questa macchina ha un impianto all'altezza per esaltarci un po'? Assolutamente, soprattutto questa che stiamo provando ha l'impianto audio aggiuntivo della Beats, con 9 casse e subwoofer nel cofano che sviluppa più di 500 watt, e sempre di serie con questo impianto le stazioni digitali DAB, quindi massima perfezione di suono assoluta. Insomma, sedili comodi, regolabili, in pelle, musica che si può mettere ad alto volume, ripartiamo. Assolutamente. Hai raggiunto la destinazione sulla destra. Giorgio, eccoci, ci siamo arrivati a Limone. Devo dire che è stato veramente un viaggio incredibile a bordo di questa Jeep Compass. Beh, caro Giorgio, direi che l'auto ha superato il test, mi hai convinto, mi hai veramente proposto una vettura che è di tutto rispetto e che si è adattata perfettamente a questo tratto di strada all'interno della provincia Granda verso Limone. Adesso io voglio portarti ad assaggiare una cosa. Via!